bene, sono a disposizione vostra il foglio che sacerdote dell'Istituto Mater Buoni Consigli mettono a disposizione per quanto riguarda le indulgenze. Allora è bene o andare direttamente sul sito a vedere o prendere il foglio, perché oltre alle condizioni normali per ottenere le indulgenze ci vuole dunque certamente l'intenzione di guadagnare un'indulgenza, ci vuole la confessione e la comunione che precede o segue in settimana, e poi visitare una chiesa o un oratorio pubblico. Bene, oltre dunque alle varie indulgenze che valgono tutto l'anno, vi sono le indulgenze che valgono per il mese di novembre, tutto, poi indulgenze che valgono durante l'ottava della commemorazione dei defunti, dunque dal 2 al 9 novembre, poi vi sono invece le indulgenze che valgono il 2 novembre e la domenica successiva. Ecco perché spesso vi è un po' confusione quando si chiede cosa bisogna pregare, dove bisogna pregare per le varie indulgenze. Vi sono dunque le indulgenze per tutto il mese di novembre. Allora si tratta di qualunque orazione o esercizio di pietà in suffragio dei defunti. Dunque si ottiene dunque un'indulgenza plenaria se ogni giorno del mese, alle consuete condizioni, dunque volere guadagnarle e comunicarsi e confessarsi. E questo per tutto il mese di novembre. Invece durante l'ottava della commemorazione dei defunti, dunque dal 2 al 9 novembre, si ottiene una indulgenza plenaria per la visita a un cimitero con un'orazione qualunque, anche mentale, semplicemente pregare con la mente, per i defunti, però quella una volta al giorno, alle consuete condizioni, una indulgenza plenaria. Invece, il 2 novembre domani e la domenica successiva si ottiene un'indulgenza plenaria per la visita di una chiesa o oratorio pubblico recitando e lì sei pater, ave e gloria. Sei volte pater, ave e gloria. E questo è totius quotius, ogni volta. Dunque si può ottenere più indulgenze dunque plenarie in questi due giorni. Faccio fare dunque il consiglio di munirvi di questo foglio o andare a vedere nel sito. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia lodato Gesù Cristo. Tante sono le considerazioni da fare in questa grande festa di ogni santi, di tutti i santi. Sarebbe, cari fedeli, da penetrare nei cieli e vedere insieme il trono sul quale siede Dio, l'agnello, i 24 miliardi, i 7 spiriti, i 4 animali, il libro con i sigilli, 7 sigilli. Poi ci sarebbe da meditare Sant'Agostino che spiega il discorso sulla montagna, le beatitudini, l'abbiamo fatto spesso. Questa domenica Santa Madre Chiesa si ferma alla prima beatitudine dei poveri in spirito, dunque che hanno deposto tutte le attenzioni del loro cuore alle cose della terra, distaccandosi da loro e rivolgendo umilmente tutta la loro attenzione, tutto il loro cuore a Dio, e perciò sono i timorosi di Dio. E così poi Sant'Agostino passa in rivista tutte le 8 beatitudini
gli umili, i miti, gli afflitti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri, i pacifici, e li mette, come abbiamo fatto già spesso, in relazione e con i doni dello Spirito Santo e con le sette richieste del Padre Nostro. E con tutto questo viene dato, come ce lo dicono i messalini, nelle spiegazioni che precedono, un breve, perfetto compendio di tutta la dottrina evangelica che il nostro Signore Gesù Cristo, aprendo bocca, insegnò sulla montagna. Ci viene spiegato che questa espressione aprire bocca significa che quello che leggiamo nel Vangelo è dunque un riassunto, che aprendo bocca lui, tutte queste beatitudini, tutti questi doni dello Spirito Santo e anche le virtù che corrispondono e anche il significato del Padre Nostro con tutte e ciascuna delle sette domande, veramente le spiegava in un modo molto disteso, citando le sacre scritture e spiegando bene agli apostoli, ai discepoli più vicini a loro, seduti intorno a lui. Quante cose, cari fedeli, dunque avremmo da rammentare insieme, ricordando solo come dunque la Chiesa della festa odierna è, come ben sapete, il Pantheon, che una volta era dedicato a tutte le divinità pagane e che poi in primo momento divenne santuario della Santa Vergine Maria e dei martiri, e poi col tempo non solo dei martiri ma di tutti i santi, per poi anche, dopo essere stato per un periodo celebrata questa festa in diverse chiese e in diversi tempi, poi alla fine dunque abbiamo Papa Gregorio IV che nel IX secolo la fissa al primo novembre, nella quale dunque si festeggia cosa? Si festeggia il trionfo di Cristo, bisogna pur dirlo, sul Bergoglio e sui suoi idoli, perché è il trionfo di Cristo sul paganesimo, oggetto di tutto il piano della divina economia. L'Apocalisse parla dai capitoli 1 a 12 del trionfo di Cristo sul giudaismo, e il capitolo 13 è dedicato a Bergoglio e alla sua statuetta. È il trionfo sull'idolatria del paganesimo. Lui ha già perso, e la sua statuetta. Ed è bene che sia finita nel tevere. E però è male che abbiamo così poca nostalgia di questi santi in paradiso. Male, triste, che quando odiamo questi passaggi dell'Apocalisse ci sembra una cosa lontana, strana, misteriosa, poetica. Però quello che cantano lassù i 24 veliardi, che poi siano i patriarchi dell'Antico Testamento e i 12 apostoli del Nuovo Testamento, che siano gli angeli, quello che cantano lì, che cantano la benedizione, l'onore a Dio, che cantano la gloria dell'agnello, che solo lui e solo lui apre i sigilli di quel libro chiuso, e quei sigilli è quello che deve succedere. Lui è il Dominus del futuro. Lui inizia il trionfo sul giudaismo, lui inizia il trionfo sul paganesimo, lui inizia il trionfo sul peccato. E questi santi in paradiso, in eternità, già cantano, riempiendosi e essendo riempiti della massima gioia che una creatura possa ottenere, questo trionfo di Dio, del Cristo. Ma non lo vediamo troppo lontano, è infinitamente lontano
perché loro lì non possono cadere in peccato e finire in inferno, come purtroppo per noi vi è la possibilità. Noi purtroppo possiamo ancora cadere in peccato e possiamo finire in inferno. Loro no. Ma vedete, quel canto dei santi e degli angeli davanti il trono, che dunque dove sta seduto Dio, nello splendore abbagliante della sua gloria, raffigurato nella visione dal diaspora, il sardo, come anche nella sua misericordia e bontà, rappresentando dunque dall'iride verde nel smeraldo, che vede così, queste pietre, queste preziosità vede nella visione Giovanni, e questo ci viene insegnato, rappresenta, no, queste pietre preziose del trono e dell'ambiente intorno al trono di Dio. Ebbene, vedete, questo canto è in cielo, ma è anche nel tabernacolo. Perché chi ha dato a questi angeli, a questi santi, di gridare il trionfo sul peccato, sul paganesimo, sul giudaismo? Chi ha dato loro questo trionfo? Se no, il Cristo. Come gliel'ha dato il Cristo? Facendosi uomo, diventando, per così dire, agnello, versando il suo sangue. Perciò sta lì, dice la scrittura, come sgozzato. Perché come sgozzato? Perché non è più sgozzato, non versa più il sangue, però ha le piaghe. Beati San Francesco d'Assisi, eccetera, le piaghe erano qui sulla terra, poi non più. Anche Padre Pio sono andate via prima di morire, però il Cristo le tiene per sempre, perché i santi che hanno avuto le stigmate le hanno avute per partecipazione al Cristo. Il Cristo le ha perché le ha Lui, perché Lui è l'agnello, perché Lui è Dio, perché Lui ha trionfato e trionfa del peccato e mostra in tutta eternità al Padre le stigmate. E questi atteggiamenti, questa gioia, questa gloria, sono gli atteggiamenti che il Cristo ha qua adesso nel tabernacolo e che aveva ora camminando sulla terra, lavorando, nascendo prima, giacendo nella culla, camminando, lavorando, sudando, faticando, sopportando con fatica la pesantezza degli apostoli. Questo aveva sempre presente, questo trionfo, e voleva che fosse anche così per noi. Perciò ha fatto il battesimo, perciò ha fatto la comunione, perciò ha fatto la grazia santificante, affinché questo suo sentire, pensare, volere, desiderare sia a noi comunicato. Certo, lui vedeva Dio quando era sulla terra, perché Gesù Cristo non aveva la fede. Gesù Cristo vedeva. Ma per fortuna che lui vedeva, perché se lui non vedeva e non era Dio, non ci poteva meritare le grazie affinché noi che non vediamo, però sappiamo attraverso il velo della fede, possiamo anche noi trionfare del peccato e della malizia, appunto con e attraverso Gesù Cristo, perché con la natura non si può, ancora meno con la natura deformata dal peccato originale, ancora meno. Allora vedete che siano queste le realtà che contempliamo in questa domenica e che ci ravvivano e che ravvivano noi la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità, il nostro coraggio, come dunque lo sapeva decantare magnificamente San Beda il Venerabile. Riascoltiamo lui. Oggi, dilettissimi, noi celebriamo nella letizia d'una sola solennità la festa di tutti i santi, dalla cui compagnia esulta il cielo, della cui protezione si rallegra la terra.
dei cui trionfi si incorona la Santa Chiesa. Più la professione della loro fede fu ferma nei tormenti, più essi sono gloriosi in cielo. Perché mentre crebbe il combattimento sulla terra, crebbe pure la gloria dei combattenti e le diverse torture del martirio accrescono il trionfo, e quanto più crudeli furono i tormenti, tanto più grande è stata la ricompensa. La Madre Chiesa Cattolica, sparsa dappertutto nel mondo, avendo appreso dallo stesso suo capo Cristo a non temere né gli oltraggi, né la croce, né la morte, essendosi sempre più fortificata non con la resistenza, ma con la pazienza, per animare questa legione di illustri atleti, imprigionati come dei criminali, a sostenere il combattimento con lo stesso ardore e pari coraggio, ispirò loro la santa ambizione di un glorioso trionfo. Oh Madre Chiesa, veramente beata d'essere così onorata, da segni splendidi della divina bontà, imporporata dal nobile sangue dei martiri vittoriosi, amantata dalla veste bianca dell'inviolabile fedeltà delle vergini. Ai suoi fiori non mancano né le rose né i gigli. Ed ora, carissimi, ognuno si sforzi d'acquistare la più grande provvista di titoli a queste due specie di onori e di meritare o la corona bianca della verginità o la corona porpora del martirio, poiché nella milizia del cielo il riposo e la lotta hanno i loro fiori per incoronare i soldati di Cristo. L'immensa e ineffabile bontà di Dio ha provveduto anche a questo, di non prolungare il tempo del lavoro e del combattimento e di non farlo né lungo né eterno, ma breve e per così dire momentaneo. Che il combattimento e il lavoro fossero per questa vita breve e fugace. Le corone invece e le ricompense del merito per la vita eterna. E che il lavoro finisse presto e la ricompensa dei meriti durasse per sempre. Che dopo le tenebre di questo mondo fosse dato di vedere la più splendida luce e di possedere una beatitudine più grande che l'acerbità di tutte le sofferenze, come ce l'attesta l'Apostolo stesso quando dice: i patimenti del tempo presente non hanno a che fare con la futura gloria che sarà manifestata a noi. Altri toni, questi, sono i toni della vita cristiana, della Chiesa, quella trionfante e quella combattente qui su terra, sulla terra. Dobbiamo familiarizzarsi con questi, con queste realtà. Dobbiamo considerarle. È inutile sognare, quando verranno io farò il martire, se poi alla minima contrarietà che incontro oggi o domani, chiuso tutto, finito tutto, mollo tutto. Inutile dire io sono pronto, do la mia vita, il mio sangue per Gesù Cristo, quando poi non sono neanche capace di fare l'elemosina a chi me lo chiede. Io combatterò tutto e tutti e sarò l'eroe, e poi il minimo mal di denti, la minima contrarietà mi abbatte e mi lascia andare. Bisogna vedere veramente il grande nel piccolo e il piccolo nel grande. Il grande trionfo di questi martiri, come dice San Beda, certamente che la cui gloria è direttamente proporzionale al tormento vissuto qui sulla terra,
e basta leggere il martirologio di ogni giorno, dove potete cogliere direttamente che il martirio non è un atto di coraggio naturale, ma è una grazia soprannaturale, perché i tipi di martirio che i martiri hanno subito per noi ci fanno stare male solo a pensarci. Però non si è diventati martiri dall'oggi a domani. Questi martiri hanno saputo che se subiscono il martirio è una grande grazia. E chi pensava io faccio il martire, corro lì e dico che sono cristiano, mettetemi a fuoco lento, finivano una gran parte per rinnegare la loro fede, perché sono andati lì con presunzione. Invece il martire che sapeva tenersi quieto, 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 e intanto subirsi il mal di denti, intanto subirsi la contrarietà dal marito, dalla moglie, dai figli, degli amici, e dove adesso sono capace comunque con Gesù Cristo superare queste piccole contrarietà. Chissà che domani sarò capace a sopportare di più e con la grazia di Dio darò anche la mia vita. Allora questi erano cristiani che vivevano come il Vangelo chiede, vigilanti in ogni momento, misurando ogni passo, ogni cosa che facevano alla luce di Dio, vivevano normalmente, facevano tutto come tutti gli altri e pian pianino si preparavano. Noi corriamo il rischio di perdere tanto tempo in pensieri, valutazioni massimalistiche, grandiosi, ideali per il bene e contro il male, e poi però nella vita spiccia quotidiana siamo delle larve, siamo dei nani, siamo delle case di carta che al minimo peso si schiacciano, è finito. Perché non abbiamo la forza e il coraggio di spegnere i sensori verso il mondo esterno e accenderli verso il mondo nostro interno, raccogliendoci, anche fisicamente fermandoci nella nostra stanza, raccoglierci, pregare, raccogliere la mente sul messalino, sulla spiegazione, sulla imitazione di Cristo, la vita di un santo, qualche cosa. No. Sempre dappertutto, qui, questo, quest'altro. Distrarmi, soprattutto sempre distrarmi. Disastro. Disastro. Guai a noi. Perché rischiamo veramente di diventare dei rinnegati se una volta ci è chiesto poi veramente la vita. E prima di quello, il segno magari, qua o qua. Voglio vedere poi come ci arrangiamo senza bancomat, senza conto, non si può pagare neanche più l'affitto, si è messo per strada. Ecco, poi forse si rilegge il Vangelo, forse no, quello della scrittura non era detto, bisogna vederlo simbolico, sarà qualche cos'altro, intanto mi faccio mettere il chip perché devo comunque, è inverno, è gennaio, febbraio, non possiamo stare per strada. Chissà che forse bisogna capire differente la scrittura. E adesso tutti convinti che questo è il chip, non lo si potrà prendere, eccetera. Quando poi, però non prendendolo, siamo per strada, senza... Chissà che ci va l'idea magari di interpretare differentemente. Vedete? Allora per voler poter veramente partecipare alla gloria del giorno, dobbiamo come loro ricercare sulla terra prima il regno di Dio, innanzitutto, e tutto il resto dopo, e non facendo i grandi mistici e santi con volate mistiche, ma facendo le cose di tutti i giorni, però sotto la legge di Dio. E allora vedremo che pian pianino da nani possiamo diventare anche giganti. E questo solo per intercessione della grazia della Santa Vergine Maria che imploriamo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.